Subito in campo la più Old West Udine per il recupero della settima giornata del Girone Rosso. Mercoledì alle ore 20:30 i bianconeri ospiteranno la Fortitudo Bologna dopo aver vinto una bella partita, convincente la prestazione contro lo Zinuovi, una partita che ha riportato Udine a vincere e soprattutto ha dato buoni segnali dal punto di vista difensivo. Sì, era la partita che volevamo fare, magari non l'abbiamo fatta per 40 minuti, ma in maniera continuata, ma era la partita che dovevamo avere una reazione dopo l'ultima sconfitta e soprattutto avere dei segnali maggiori sul lavoro che stiamo svolgendo giorno dopo giorno in difesa. Quindi, ripeto, la partita che volevamo provare a fare, volevamo provare a regalare 2 punti anche ai nostri tifosi e giocare. E ritornare a giocare un po' come volevamo noi, riuscendo anche a realizzare i tiri aperti che ci siamo comunque costruiti bene, sia contro Trieste, che purtroppo non siamo riusciti a fare, ma che invece contro Ordi siamo riusciti a realizzare. Arriva la Fortitudo Bologna che è ancora imbattuta, prima in classifica, una squadra che al momento appunto non è ancora riuscita a trovare un avversario che la battesse, che presenta due americani nei ruoli di lunghi. Sarà una partita non decisiva perché siamo ancora nel turno di andata del Girone Rosso, però sarà un bel banco di prova per i bianconeri. No, no, se ci aspetta, alla fine arriva la prima della classe, quindi ci aspetta sicuramente, sarebbe un bugiardo dire che non è una partita così da giocare, è una partita che dobbiamo giocare con grandissima concentrazione, dobbiamo giocare con grandissima voglia e aggressività in entrambe le fasi offensive e difensive, sappiamo quali possono essere i loro valori aggiunti, soprattutto dal punto di vista difensivo, basta vedere anche la classifica, le classifiche di squadra in generale sono la prima del girone per palle recuperate. Quindi, ripeto, dobbiamo essere bravi, stare concentrati per tutti i 40 minuti, mettere in campo l'intensità che possiamo mettere e che dobbiamo mettere, consapevoli del fatto che in campo saremo non in 5 contro 5, ma saremo in 6 contro 5 perché avremo sicuramente i nostri tifosi e tutto il palazzetto dalla nostra parte.